E veniamo alla vicenda della mia lettera di dimissioni, che non potevo introdurre senza questa premessa. Lo dico a lei, Presidente. Sia chiaro, questa lettera è stata una mia libera scelta. Un gesto coerente rispetto ad un impegno che avevo preso prima davanti alla Giunta per le autorizzazioni a procedere e poi di fronte a quest'Aula. Io non ho nessun obbligo se non verso ciò che ho detto. Sarò ancora più categorico. Questa non è la partita di ritorno di quel voto del 16 marzo. Se fosse così, ritirerei quella lettera, senza indugio. Quella partita, i giustizialisti di ogni credo, gli interpreti di una Costituzione a proprio piacimento, l'hanno già persa. Punto. Il mio, semmai, è un gesto coerente, perché io credo che la coerenza in politica sia un valore. E la coerenza è fatta di gesti, non di parole. Non si può criticare un giorno sì e un altro pure la pensione dei parlamentari e poi a tempo debito intascarsela. Basterebbe un gesto, le dimissioni ad esempio dell'intero gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. A quel punto si metterebbe fine alla legislatura e nessuno maturerebbe quella che, nell'immaginario artefatto di alcuni, è la tanto vituperata pensione. Ma i gesti richiedono coraggio. Se non lo si ha, sarebbe meglio tacere. Il silenzio, in fondo, evita atteggiamenti ipocriti e furbeschi e, soprattutto, tutela la dignità. E, appunto, il primo passo per difendere la dignità delle istituzioni, per chi è presente in quest'Aula, è essere consapevole del proprio ruolo, del perché è qui, di chi rappresenta. Nella società c'è chi è legittimato nella sua funzione da un concorso o dal superamento di un esame in un ordine professionale.